Sindaco, che cosa significa per questa città fiera nazionale della trippa di Moncalieri? Beh, significa valorizzare un'eccellenza, valorizzare un prodotto moncalierese, significa avere la possibilità di raccontare Moncalieri a Moncalieri, ma soprattutto in tutto il paese. Ecco l'ambizione della fiera nazionale, attraverso la trippa Moncalieri in Italia e nel mondo. Un evento che è stato istituzionalizzato, che cosa vuol dire? Significa che la trippa non è più l'evento, e li ringrazio, dei loro organizzatori, della Fondazione Luca Casto, di Paolo Casto e della sua famiglia. La trippa è diventata qualcosa di più perché la trippa è la città di Moncalieri e attraverso questo prodotto di cui ci siamo in qualche modo presi cura e ci prendiamo cura, vogliamo davvero raccontare l'identità, un pezzo dell'identità della nostra comunità. Nell'ambito del protocollo d'intesa che abbiamo firmato qualche mese fa con il Comune di Moncalieri, iniziamo finalmente la collaborazione e cominciamo ad attuare quella parte di progetti che era da programma. Il 23 di settembre, quindi sabato prossimo, costruiremo il mercato di Campagne Amiche in Piazza Martiri della Libertà. Sarà, voglio dire, un mercato che segue alla sperimentazione che era stata fatta lo scorso anno, quindi porteremo all'interno del centro di Moncalieri le eccellenze del territorio sotto la bandiera Coldiretti, Campagne Amiche con i produttori sotto i famosi ormai gazebi gialli. Questo rientra all'interno di tutta una serie di attività descritte all'interno del protocollo che vanno dalla gestione del territorio al rapporto con gli istituti scolastici e anche alla sensibilizzazione del cittadino per quanto riguarda la qualità dell'alimentare e dell'agroalimentare sul territorio di Moncalieri. E questo verrà anche in occasione, insomma, a ridosso dell'anteprima che riguarda la Fiera Nazionale della Trippa, all'interno della quale cercheremo, come tutte le organizzazioni del territorio, di aiutare un attimino nella divulgazione e nella valorizzazione di quello che è un aspetto fondamentale delle nostre caratteristiche del territorio.